Dopo. Franco, Marta, certo. Cosa devo fare? Allora, buongiorno a tutti, abbiamo questo convegno, che è il tradizionale convegno che la MCM fa sempre in primavera, quindi siamo esattamente all'inizio della primavera, metà aprile. Il successivo convegno, anch'esso come tradizione, verrà fatto in autunno e l'organizzazione si sta muovendo per vedere di fare la fiera tradizionale, quindi abbinare la fiera con gli espositori e con i vari convegni, probabilmente verso metà di ottobre a Verona. È un piacere avere la possibilità di vedere tanti amici e soprattutto di trovare esperti intorno a questo tavolo elettronico, chiamiamolo così, per poter sviluppare le conoscenze. Quello che noi facciamo in realtà è un arricchimento delle nostre conoscenze. Le facciamo per un semplice motivo, perché abbiamo sempre più bisogno di competenze e le conoscenze sono la pietra miliare, insieme ad altre cose che poi magari diremo, che costituiscono le competenze. Detto questo, abbiamo intitolato insieme all'organizzazione questa giornata come la manutenzione della transizione industriale, perché per non sottrarre a spazio argomenti ai brillanti relatori che poi verranno, ho preferito stare su concetti un pochino più generali, che però non sono magari completamente noti a tutti. E deriva quindi che io posso cominciare. Antonio, prego. Il titolo della presentazione che porterà via 15-20 minuti, e a proposito dei minuti prego tutti poi di stare nei canonici tempi previsti, perché dare spazio ragionevole a tutti, e poi si possono fare anche domande via chat che alla fine raccoglieremo e di varie persone che verranno chiamate in causa per dare la risposta. Quindi prego poi di rimanere collegati sino alla fine. Eccoci. Allora, il titolo è: perché la manutenzione 4.0 è una nuova era? Il tutto non va. Ecco che ora cominciate. Tutto nasce qualche tempo fa, nel 1987, pensate voi, quando la Commissione Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite approva il rapporto della signora Brundtland, che aveva come sintesi finale, per essere divulgata a tutte le nazioni, questa immagine che viene chiamata la rosa di Brundtland, in cui diceva Brundtland e i suoi della Commissione che devono coesistere per avere uno sviluppo sostenibile aspetti sociali, aspetti ambientali ed aspetti economici. Questa cosa veniva detta 34 anni fa. Ci vuole un tempo perché si ci muovesse in questa direzione. Però le cose stanno arrivando. Naturalmente, che cosa è successo? È successo che gli istituti più avanzati, che in un certo senso raccolgono gli esperti e guidano il management a livello internazionale, ci avevano già pensato. E infatti ecco che la ISO, International Standard Organization, emana una serie di norme, le famose 55.000, in cui introduce il concetto della gestione dei beni, degli asset, dicendo per beni un po' tutti i beni, dal bene finanziario, economico, umano e anche dal bene impiantistico, dai beni, dai valori. Allora, per avere un concetto che sia trasversale a tutte le tecnologie, noi usiamo i physical asset, i beni fisici. Bene, vedete che vengono fuori subito una serie di norme nel 14, perché già erano stati studiati 5-6 anni prima. Per fare una norma innovativa ci vuole molto tempo, non tanto perché sia difficile, ma perché venga poi approvata. Vedete, system requirement, linee guide per le applicazioni, viene rivista la famosa norma sulla qualità, che per tanti anni è rimasta immutevole dai tempi degli anni 90, e viene aggiunto il sistema ambientale. E naturalmente si muovono anche altri istituti, l'unica, una delle più anziane enti che produce norme europee, ma anche italiane, ovviamente una delle più anziane, e con questo emana questa norma, di cui io sono responsabile di questo gruppo, la progettazione, la manutenzione e la progettazione dei beni fisici. E poi anche a livello internazionale viene fuori il CELE, che ha quella sigla europea norme, l'EN, che dice: ma qual è il ruolo della manutenzione nell'ambito dei beni fisici? Tutto questo porta l'attenzione sui beni fisici, cioè impianti,
perché gli impianti sono dei beni, in quanto sono la trasposizione di beni economici e finanziari in impianti, in installazioni fisse, che sono quelle che danno là al progresso e all'economia. Sotto quell'aspetto dell'economics che diceva la Brunza, c'è la tecnologia, c'è lo sviluppo tecnologico innovativo. E allora l'attenzione diventa focalizzata da questi anni, intorno agli anni 14-15, su nuovi obiettivi e nuove strategie per uno sviluppo sostenibile. Il tutto va avanti qualche anno, fino a quando alla Fiera di Hannover nel settembre 2011 viene presentato il concetto di Industry 4.0, qui l'ho messo in italiano, Industria 4.0, che desta grande interesse, anche perché dietro è già stato tutto preparato, un grandissimo vantaggio delle più grandi case produttrici elettromeccaniche, per non far nomi, quindi trova un terreno fertile per la diffusione di questo concetto. La cosa diventa così importante che il World Economic Forum, che è la summit di tutti gli aspetti economici e industriali, con incontri in generale una volta all'anno, nel gennaio 2016 trasferisce i concetti dell'industria 4.0 e quindi delle tecnologie che ci sono sotto, per cui si comincia più a parlare di industria ma di tecnologie 4.0, sull'impatto che ha sulle caratteristiche, le modalità del lavoro. Come presidente dell'AIMAN, nella manutenzione 4.0, che ovviamente parlando di industria vuol dire che ci sono tante 4.0, la qualità 4.0, la sicurezza 4.0, l'operation 4.0, introduco per la prima volta a Firenze nel novembre 2016 il concetto di manutenzione 4.0, dovendo in quel periodo dare una specie di terminologia, di definizioni, non se ne può parlare, non sono le associazioni che danno definizioni, ma sono gli enti normatori. Si usa questa breve descrizione, cosa vuol dire 4.0, conoscere in tempo reale lo stato di integrità dei componenti critici dei beni fisici e gestire in modo ottimale le risorse di manutenzione per aumentare il valore, vedete, in sintonia con l'ISO. Service di manutenzione attraverso una connessione digitale integrata per ottenere uno sviluppo sostenibile e competitivo. Voi capite quindi che la manutenzione diventa il centro, a chi conosce e chi è un esperto di industria, il centro motore per partecipare a uno sviluppo sostenibile e competitivo. Si apre alla manutenzione dei fronti insperati, non più di breve termine come eravamo abituati a gestire, ma di medio e lungo periodo. Tutto questo determina la necessità di capire quali sono le tecnologie. Io le dico solo velocemente, sono molte: la robotica, la meccatronica. Meccatronica diventerà fondamentale, l'insieme della meccanica, dell'elettronica e dell'informatica, ma diventerà fondamentale anche la realtà virtuale aumentata, già lo è. E tutte queste tecnologie sembrano fatte apposta per la manutenzione, perché la manutenzione se le può godere tutte o in buona parte. Eccole qua, quelle che di cui oggi parleremo. Io ho cercato di mettere dentro, nel menu di oggi, testimonianze, argomenti relativi a queste tecnologie. Queste tecnologie hanno un bene comune. Il bene comune, ricordo anche la cyber security, perché qualcuno non la considera una tecnologia di manutenzione, invece è molto importante, perché noi abbiamo brevetti che sono custoditi dagli impianti e quindi l'accessibilità a dati sensibili come macchine di processo vanno protette. Il dato comune di questo è la parola dati. La manutenzione è una funzione che ha bisogno di avere dati, ad alta intensità di dati. Dicono in inglese data drive, sono i dati che conducono la manutenzione. Ed in effetti i più anziani lo sanno, perché io quando facevo manutenzione consideravo molto importante la raccolta dei dati con la famosa scheda macchina, su cui dovevamo registrare tutto quanto succedeva. Erano i dati a livello artigianale. Questo implica che la manutenzione si deve dare un altro assetto, un altro modello di gestione, si deve predisporre per fare il cambiamento, la transizione che dobbiamo andare in corso. E allora, rifacendo brevemente la storia dei modelli di manutenzione, che ovviamente in ordinate si sviluppano in base alla cultura manageriale, all'ingegneria, all'innovazione e a tante altre esigenze, eccole qui brevemente. Negli anni 70, 80, 90, io l'ho messo per decade, avevamo negli anni 70 la manutenzione reattiva, pronto intervento, riparare, non si deve mai fermare nulla, correre dietro ai guasti. Poi negli anni 80, accorgendoci che abbiamo tante risorse, tante persone, tante spese, costi di manutenzione, cominciamo a razionalizzarla, a fare la programmazione, a fare il controllo dei lavori, a introdurre criteri di misura delle prestazioni, sia delle macchine che dell'organizzazione manutentiva. Poi importiamo i concetti giapponesi
degli anni 90 e naturalmente la lean maintenance, il TPR, tutte queste cose che vengono introdotte per avere il miglioramento continuo, filosofia giapponese, digerita in 10-15 anni, la FMECA, l'analisi dei guai. Si arriva agli anni 2000 e si stabilizza in quel momento lì il modello manutenzione, non abbiamo più niente da inventare. E allora ecco che le multinazionali che hanno più fabbriche in vari paesi dicono: non possiamo avere che a New York lavori in un modo e invece a Berlino in un altro. Dobbiamo avere un unico modello di manutenzione. Qual è il migliore? Costruiamo il migliore modello. Ed ecco che ogni multinazionale stabilisce il suo manuale di manutenzione, le sue linee guida, le sue specifiche. E per dire che sono i più bravi lo chiamano World Class Maintenance. Perché? Perché la manutenzione deve essere eccellente. Questo è il messaggio che passa in quegli anni. Ma naturalmente le cose vanno avanti, le tecnologie si evolvono, cominciano ad arrivare i software di manutenzione che già c'erano ma vengono sviluppati, i famosi CMMS, noi in italiano diciamo sistema informativo di manutenzione, che fanno fare un altro salto in avanti. Ma adesso arriviamo agli anni 20 e quindi dobbiamo sapere...